Inserito in scaletta oggi anche il posticipo di Serie B per la 26esima giornata, Frosinone-Ascoli, Massimiliano Graziani. Il Frosinone è l'unica squadra di Serie B ancora imbattuta in casa e con la spinta del suo pubblico riparte nella corsa per la vetta per cancellare la sconfitta di Bari nell'ultimo turno che ha interrotto la striscia di 16 risultati utili consecutivi e per riacciuffare l'Empoli, l'attuale capolista che ieri ha rifilato 4 gol al Parma. I 23 punti di distacco dall'Ascoli, penultimo in classifica, definiscono un divario netto, ma attenzione ai marchigiani che vanno alla disperata ricerca di punti salvezza guidati dal sanguigno ed esperto Serse Cosmi che peraltro contro il Frosinone non ha mai perso. A difendere la porta dei ciociari, cioè Vigorito al posto di Bardi, il portiere titolare che è infortunato, per il resto difesa 3 con Ariaudo, Terranova e Brighenti, in mezzo al campo Maiello e Cipsa, sugli esterni Matteo Ciofani e Beghetto e poi Camillo Ciano, trequartista, ispiratore ma anche finalizzatore con le 10 reti all'attivo, dietro le due super punte Daniel Ciofani e Federico Dionisi. Ascoli che si schiera invece con Aigazzi fra i pali, in difesa De Santis, Padella e Gigliotti che ha doppia nazionalità italo-francese, ci tiene alla pronuncia in italiano, e poi a centrocampo Addebu, Zegoli, Martigno, sugli esterni Baldini e Mogos, Clemenza trequartista alle spalle di Monachello. L'arbitro è il Luzzi di Molfetta, 11 gradi circa, buona presenza di pubblico magari malgrado la nebbia e la pioggia, 400 arrivati anche da Ascoli. Studio. 4 minuti di gioco 0-0 fra Frosinone e Ascoli, ma la squadra di Moreno Longo, la squadra ciociara di casa, ha avuto un'occasione gigantesca poco fa per portarsi in vantaggio con Dionisi. Ancora Frosinone in avanti, ancora con Dionisi che riceve un pallone quasi sulla linea di fondo, poi incespicano in due insieme a Matteo Ciofani, non riescono a controllare la palla che finisce oltre la linea di fondo e quindi ci sarà una comoda rimessa in campo per l'Ascoli effettuata dal portiere Agazzi. Dicevo della grande occasione per Dionisi, è scattato sul filo del fuorigioco, ha controllato con la coscia destra il pallone in corsa, l'ha messo giù per una conclusione comoda in posizione centrale, ma la palla è finita incredibilmente sul fondo. Prima e dopo doppio Martigno per l'Ascoli, due conclusioni di sinistro da molto lontano, dalla tre quarti, finite abbondantemente fuori dallo specchio della porta, difesa da Vigorito. C'è Schiaparella. Attenzione Bisantis, Frosinone in vantaggio con Dionisi al settimo minuto, Frosinone 1 Ascoli 0, a te Bisantis. Il parziale è cambiato perché il Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 1-0 grazie alla rete segnata da Federico Dionisi al settimo, una conclusione al volo di destro di Cibsa da fuori area sulla ribattuta di Agazzi, è stato il più veloce Dionisi ad arrivare a mettere il pallone in rete per il vantaggio del Frosinone. Adesso l'Ascoli cerca la reazione con Martigno, un cross in mezzo per Monachello, spalle alla porta, controlla con il petto, due avversari su di lui, intervento di Ariaudo che sbroglia la situazione e manda palla in tribuna. Frosinone che sulle ali dell'entusiasmo è ripartito subito dopo il gol con un contropiede vertiginoso sulla testa di Matteo Ciofani che però sbaglia l'ultimo passaggio a cercare ancora Dionisi che si andava a liberare dalla parte opposta in un inserimento da sinistra verso l'area di rigore. Ancora l'Ascoli al limite dell'area, seguiamo l'azione e poi torneremo allo studio. Martigno al limite, l'apertura a destra per Adde, un pallone raso terra nel cuore dell'area di rigore, c'è ancora Martigno, poi il rinvio di Matteo Ciofani che spazza palla in fallo laterale. 10 minuti, Frosinone 1 Ascoli 0, studio. E qui siamo al 22esimo con il Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, poco fa pericolosa la squadra ospite con il sempre attivo Clemenza, Luca Clemenza, molto mobile fra le due linee di centrocampo e difesa del Frosinone, una conclusione sporcata da Maiello che si è lanciato sulla traiettoria e che è controllata sul palo di destra da Vigorito. Frosinone che si fa vedere ora da destra con Ciano, attacca al lato corto dell'area di rigore, due avversari su di lui, palla sul sinistro, una serie di dribbling, cerca di liberarsi sul destro, cross che arriva in questo momento, colpo di testa di Ciofani e la rete strepitosa di Daniel Ciofani, un cross pennellato di Camillo Ciano, lo stacco imperioso praticamente da fermo di Daniel Ciofani che ha spedito il pallone nell'angolo più lontano alla destra di Agazzi, il raddoppio del Frosinone che arriva al 23esimo con la rete di Daniel Ciofani, 12esima rete in campionato per Daniel Ciofani. Cambia quindi il parziale, Frosinone 2 Ascoli 0 quando siamo al 23esimo, studio. 31esimo con il Frosinone in vantaggio per 2-0 sull'Ascoli, la squadra di Serse Cosmi cerca la reazione, un minuto fa è andata vicino al pareggio con un calcio di punizione fantastico di Gigliotti, un sinistro a rientrare da 25 metri spostati sulla destra, una traiettoria bellissima che ha sorvolato la barriera, è andata a cogliere l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere di casa Vigorito che è volato, un volo plastico con le mani unite, è andato a mettere palla in calcio d'angolo, a togliere il pallone letteralmente dall'incrocio dei pali.
45esimo ultimo del primo tempo con il Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. Adesso la squadra ospite ha battuto un fallo laterale da destra, pallone in mezzo per Radde, poi c'è un tentativo di controllo e c'è il calcio di rigore per l'Ascoli. Il fallo su Luca Clemenza, che era andato in controllo sbilanciato da un difensore avversario. Ora vanno a protestare i giocatori del Frosinone tutti intorno all'arbitro Illuzzi, che ha indicato subito gli 11 metri, non ha avuto nessuna esitazione, ha già preso il pallone Buzzegoli, che si è già posizionato sul dischetto degli 11 metri per la battuta, mentre continuano le proteste dei giocatori del Frosinone. E allora mentre continuano le proteste, mentre il quarto uomo ha segnalato il minuto di recupero concesso dall'arbitro, io restituisco la linea dallo studio e poi vi richiamerò quando sarà tutto pronto per la battuta. E qui il Frosinone conduce sull'Ascoli per 2-0, siamo nel primo minuto di recupero, ma l'Ascoli sta per battere un calcio di rigore con Buzzegoli, tutto pronto per la battuta, sta per partire il numero 20 mentre l'arbitro registra che sia tutto in ordine, tutto a posto, e dà il fischio per la battuta, che il fischio che sta per arrivare, mentre c'è Buzzegoli sul pallone che parte in questo momento. Il tiro, la parata di Vigorito, che fa esplodere il Benito Stirpe. Tutti i giocatori in maglia giallo azzurra vanno ad abbracciare il secondo portiere, che oggi gioca da titolare per la defiance di Bardi, che è infortunato. È il momento di gloria di Vigorito, che è volato sulla sinistra per deviare il pallone in calcio d'angolo, ma nel frattempo è finito anche il primo tempo e quindi il parziale rimane invariato. Il Frosinone ha chiuso la prima metà, il primo tempo, in vantaggio per 2-0 sull'Ascoli, che ha fallito un calcio di rigore con Buzzegoli. Frosinone 2, Ascoli 0 al termine del primo tempo. Studio, pallone all'indietro di Ganz, l'apertura a sinistra, c'è l'intervento di Matteo Cioffoli in anticipo, che fa partire in contropiede il Frosinone in velocità nella metà campo avversaria. Il tocco per Daniel Cioffoli, apertura per Dionisi, un passo dentro l'area di rigore a destra, Dionisi supera un avversario, il portiere in uscita, la parata di Agazzi. Frosinone vicino al terzo gol con Dionisi, l'uscita pronta di Agazzi, che ha deviato palla in scivolata, in caduta, ed impedito il 3-0 del Frosinone. Siamo al nono minuto, Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. Studio, Benevento 2, Crotone 2, Frosinone. 32esimo, Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. E poco fa, mentre parlava Fabrizio Cappella, vicinissimo al terzo gol, la squadra sociara con Daniel Cioffoli, che ha colpito il palo a portiere battuto. Grande azione di Dionisi, che ha tenuto palla in mezzo a due avversari e poi con maestria ha aspettato che si liberasse il compagno di reparto a sinistra e lo ha servito in maniera precisa, millimetrica. La conclusione di Cioffoli con il sinistro, che ha superato Agassi, è finita sul palo di destra del portiere dell'Ascoli. Adesso c'è una rimessa dal fondo della squadra sociara con Vigorito sul tentativo dell'Ascoli, che ha naufragato con una deviazione oltre la linea di fondo di un giocatore in maglia bianconera. C'è il rinvio di Ariaudo con la palla che spiove oltre la metà campo, colpo di testa, poi palla ancora riconquistata dai giocatori in maglia giallo-azzurra con Cibsa, Cioffoli in avanti per Dionisi. C'è la chiusura della difesa dell'Ascoli. Siamo al 33esimo, il Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. Studio, 38esimo con il Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. Display dei telefonini accesi in tutto lo stadio per una fiaccolata sugli spalti, sembra un concerto di musica pop. L'affetto del pubblico ciociaro per la propria squadra, per il Frosinone che conduce per 2-0 ed è tornato ad affiancare in testa alla classifica l'Empoli. Il Frosinone che sta per battere un rinvio con Vigorito, è andato vicino al terzo gol poco fa con una fiondata di Dionisi parata dal portiere avversario Agazzi, ma c'è anche l'Ascoli in campo e poco fa ha cercato di rendersi pericolosa con una deviazione di Ganz che è finita sul fondo. Ancora l'Ascoli con Munachello nella metà campo avversaria, in mezzo a tre avversari, cerca gagliardamente di difendere il possesso palla, ci riesce, arriva sulla linea del fallo laterale a destra, poi si libera per un cross con il sinistro, pallone a rientrare, limite dell'area, c'è la conclusione di Adde, palla che finisce praticamente sulla copertura della curva alla nostra sinistra, alle spalle del portiere del Frosinone Vigorito. Siamo al 39esimo, il Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 2-0. Studio, il Frosinone in vantaggio sull'Ascoli per 2-0 quando siamo al 43esimo e poco fa c'è stato il Maiello Show. Il numero 8 in maglia giallo-azzurra, il regista della squadra sociara, è partito in pratica dalla propria metà campo, ha attraversato tutto il campo palla al piede in velocità, ha seminato in dribbling 4-5 avversari, è partito e si è fermato e ripartito più volte
prima di arrivare alla conclusione, che è finita di poco alta sopra la traversa della porta difesa da Gazzi, con il pubblico sugli spalti invisibili. Attenzione Bisantis, è finita anche a Frosinone. Il Frosinone ha battuto l'Ascoli per 2-0 e riaggancia l'Empoli in testa alla classifica di B. Frosinone 2, Ascoli 0, Napoli. Sentiamo anche il commento su Frosinone-Ascoli, la vittoria del Frosinone che riporta Ciociari in testa alla classifica. Massimiliano Graziani. Matusa in festa per la vittoria del Frosinone, che reagisce alla sconfitta di Bari e, come diceva Corsini, riaggancia l'Empoli in testa alla classifica del campionato di Serie B. Vittoria da pronostico contro la penultima in classifica, vittoria maturata nel primo tempo grazie alle reti dei bomber Dionisio al settimo e Ciofani al 23esimo. Dire però che l'Ascoli ha avuto l'opportunità di rientrare in partita con un calcio di rigore fallito da Buzzegoli al 46esimo del primo tempo, meglio parato da Agazzi, che è volato sulla sua sinistra e è diventato l'eroe di giornata. Vigorito, il secondo portiere del Frosinone, che giocava al posto di Bardi, infortunato. Commovente epilogo per i giocatori dell'Ascoli, che sconfortati sono andati sotto al settore ospiti, dove erano presenti 400 tifosi arrivati dalle Marche, che avevano seguiti fin qui quasi a chiedere scusa per la sconfitta. Ascoli penultimo in classifica, che esce però con gli applausi e gli incoraggiamenti dei tifosi bianconeri che sono arrivati qui al Benito Stirpe. Vince quindi il Frosinone sull'Ascoli per 2-0 e torna in testa alla classifica di Serie B a fianco dell'Empoli. Studio.